Ciao a tutti, io sono Elisa e benvenuti su Afrodite Urania. Oggi finalmente ritorna la rubrica Mangaka che amo in collaborazione con la mitica Valentina di Spiccicane. Vi lascio il suo video qui sopra nelle schede e sotto sull'info box, così potete andare a spulciare l'autrice o l'autore di cui parlerà Valentina. Io oggi parlerò di un'autrice, come avete letto qui sotto, parlerò di una delle autrici che amo profondamente e che ovviamente non è molto seguita in Italia, che è Moyoko Anno. Oltre ad essere una fumettista è anche una giornalista, infatti in Giappone è molto conosciuta in quanto scrive articoli sulla moda. Sposata con Hideaki Anno, il creatore di Evangelion, Moyoko Anno in un'intervista dice che è molto interessata al rapporto tra uomo e donna, infatti è un tema ricorrente nei suoi manga, e che non gli piacciono le protagoniste femminili che lei crea. Sempre in questa intervista Moyoko Anno dice che è stata influenzata dal sommo e unico maestro Osamu Tezuka e debutta nell'89 con un'opera che si chiama Mataku Ikashita Yatsurada Ze. Nel 95 ha avuto un grande successo con il manga Happy Mania. Purtroppo nel 2007 ha stoppato tutte le sue opere in quanto è stata male e ha cominciato a disegnare nel 2012 con un ritmo piuttosto lento. Ma passiamo alle opere. Vi elencherò solo le opere pubblicate in Italia. Cominciamo appunto da Happy Mania, che è il primo manga che ho acquistato. Ovviamente le opere di Moyoko Anno non le ho qua per mancanza di spazio. Il mio primo manga di Moyoko Anno è appunto Happy Mania, pubblicato da Star Comics in 11 volumi, volumi che hanno un formato tipo Perfect Edition, tipo quella di Dragon Ball. Tanti anni fa, di cosa parla Happy Mania? Kaion è la tipica ragazza che non ama stare sola nel senso sentimentale del termine, quindi cerca un ragazzo per sposarsi e lo cerca in qualsiasi tipo di modo, che siano già sposati o che siano già fidanzati, finché non imbatte in Shuichi, che è un timido commesso di una libreria, timido appunto, gentile, che si innamora subito di Kaion. Lei è l'opposto di quello che sta cercando, o forse no. È un'opera veramente al limite dell'assurdo, ci sono scene, ci sono comportamenti della protagonista che sono, cioè, non ci si crede come si può comportare una persona. Lo specchio anche della società giapponese, dove la donna deve cercare di sposarsi entro un certa età a tutti i costi. Io ve lo consiglio tantissimo perché è un'opera particolare e veramente ti fa ridere, ti fa anche rabbrividire da un certo senso. Volume unico molto interessante è Chameleon Army, pubblicato da Flashbook, e praticamente riassume dei racconti dove il fulcro fondamentale appunto è sempre il rapporto tra uomo e donna, e soprattutto in una donna che fa carriera e cerca di avere anche dei rapporti sociali, non riuscendoci o riuscendoci in modo disastroso. Passiamo a un'opera che sicuramente tutti conoscete, che è Sugar Sugar Run, pubblicato da Star Comics in 8 volumi. Sugar Sugar Run parla di Chocolat e Vanilla, che sono due streghette provenienti dal mondo di Underworld. Vengono mandate sulla Terra per completare il loro addestramento. Il loro addestramento consiste nel catturare i cuori delle persone terrestri. Chi raccoglie più cuori diventa appunto la strega più potente del mondo da dove provengono. Rispetto alle precedenti opere, questa è molto diversa dagli standard dell'anno, però l'ha resa molto popolare soprattutto in Italia, perché c'è stato anche l'avvento dell'anime molto seguito. Personalmente non la amo molto perché si vedono molto gli squilibri tra le due protagoniste, diciamo tra virgolette, dove Vanilla appare poco e male e viene dato risalto solamente a Chocolat e alla sua storia. Quindi è un manga sicuramente carino per le bambine, ma molto sbilanciato in termini di trama, e se a me piaceva per esempio Vanilla, non si vedeva mai e veniva dato risalto solo a Chocolat, cosa che succede in tutti i manga Majoko quando ci sono più protagoniste, ma in questo caso era molto più sentita la cosa. Poi c'è Arataki-man Tokyo Style in 4 volumi in corso, era stato pubblicato da Panini
me lo ricordo ancora. Purtroppo non ne ho più i volumi perché non so dove siano andati a finire. Hiroko Matsutaka è una ragazza molto bella di 28 anni che ha un buon lavoro, è infatti una redattrice e ha un bel ragazzo, anche lui impegnatissimo nel lavoro come lei. La sua svolta arriva quando il capo gli pubblica il suo articolo in prima pagina e da quel momento in poi la soprannominano Hirataki Man, appunto, cioè che lavora praticamente come un uomo. Infatti non si vedrà più con il ragazzo perché non avrà tempo e praticamente la sua vita si svolgerà in ufficio. Troveremo tra i vari personaggi molte sfaccettature e troveremo anche la condizione di questa ragazza particolare rispetto alle altre della società giapponese. Poi c'è quello che non riuscirò mai a recuperare, cioè Jelly Beans, in 4 volumi, pubblicato da Play Press in Italia, è infatti quindi introvabile, che parla di Mameko, una ragazza di 14 anni che vuole diventare una modella. Per questo va a Tokyo per sfondare, quindi per fare dei casting, ma sbaglia strada e quindi non riesce ad arrivare in tempo al casting. Incontra però due modelli e quelli gli apriranno un po' gli occhi. Anche il fatto che tornando nel suo paesino vedrà che una sua compagna è stata presa come modella gli ha fatto capire che la sua strada non è quella, ma è quella di fare la stilista. Di questo non posso dirvi nulla in quanto non lo posseggo, vi dico solo la trama, che è praticamente in linea appunto con gli argomenti che tratta l'anno. Poi c'è l'opera che amo di più, che è Questo non è il mio corpo, pubblicato da Kappa Edizioni, è un volume unico. La tematica principale è sicuramente il disturbo alimentare. Noko è una ragazza che lavora come tutte, convive con il suo ragazzo con cui è fidanzata da 8 anni, però viene presa di mira dai colleghi in quanto è in carne e molto debole e timida, per questo è un bersaglio facile. Noko però ha il suo ragazzo come supporto sia sentimentale che psicologico, è molto innamorata di lui e pensa appunto che lui l'accetti per quello che è, quindi si rifugia nel cibo per qualsiasi tipo di problema. Il fatto è che il ragazzo invece la tradisce con una collega di lavoro di Noko. Lei all'inizio ha dei sospetti riguardo a questo tradimento, ma quando lei ha la certezza del tradimento comincia a pensare che il problema è il suo corpo e quindi farà di tutto per diventare magra e bella come la sua collega in modo che il suo ragazzo la ami ancora. È una tematica molto importante e molto drammatica questa dei disturbi alimentari e di come le persone ti possano portare a un certo comportamento e come possano influenzarti. È un volume assolutamente toccante e molti di voi sicuramente si ritroveranno in Noko. L'ultimo volume è quello che ho anche a casa, che è uscito recentemente da Goen, ve ne ho parlato in un wrap up, è Buffalo 5 Girls. Questo è un titolo particolarissimo. Candy è una ragazza che è stata venduta ad un bordello. Il primo giorno appunto in cui vive e deve andare con un cliente, decide di scappare, portandosi dietro una sua collega, Susie. Vengono inseguite dai proprietari del bordello e dallo sceriffo. È un volume totalmente assurdo come lo stile sempre di Moyoko Anno, che mischia storie d'amore con cose soprannaturali e con la condizione di queste ragazze in un bordello, ma ne ho parlato in un wrap up che vi lascio qui sopra. Il titolo che vorrei pubblicassero qualcuno almeno è Sakuran, una ragazza, Kamuro, una bella ragazza che viene venduta al quartiere Luci Rosse di Yoshiwara e da lì lei decide di diventare un Oiran, una cortigiana. Mi piacciono le atmosfere, mi piacciono i quartieri, amo come disegna la protagonista Moyoko Anno e di questo c'è stato anche un live action. Anno ha uno stile totalmente particolare che si adatta al manga che sta portando avanti. Vedi lo stile di Sugar Run rispetto allo stile di Happy Mania o di Questo non è il mio corpo, eccetera. Scrive prettamente josei e manga drammatici dove al centro di tutto c'è la donna
e il suo rapporto con la controparte maschile. Se ci fate caso, quasi tutti i suoi manga hanno come protagonista la donna e il suo rapporto con la carriera, in primis, con l'emancipazione, ma anche la voglia di avere anche un rapporto sentimentale con un uomo serio. Eccentrica ma sempre sul pezzo, Lanno è un'artista particolare e carismatica. Non si nasconde dietro un dito, butta in faccia tutto quello che sente e non cerca di creare manga banali, cerca di creare dei manga adulti e che ti sbattono in faccia la realtà. Lanno non ha assolutamente successo in Italia. Io quando vidi per la prima volta, mi sembra che uscì nel 2001, innamorai subito per lo stile grafico e per la storia assolutamente fuori da ogni logica, da ogni schema e da quello che era il mercato allora in Italia. Quindi era sicuramente una novità che purtroppo ha raggiunto il suo apice solamente con Sugar Sugarhangin, perché le streghette vanno sempre. Ma se vi devo consigliare un manga con cui iniziare la frequentazione, diciamo, con l'anno, vi consiglio assolutamente un manga adulto e drammatico come Questo non è il mio corpo. Lo trovate anche su Amazon tranquillamente, è un volume unico, quindi neanche tanto dispendioso, mentre Happy Mania ve lo consiglio in seguito perché è un manga molto più particolare. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi fatto comunque incuriosire rispetto a questa autrice che poco seguito in Italia. Questo me ne dispiace molto perché è una delle mie artiste preferite. È sicuramente molto particolare, non da tutti, però vi assicuro che Questo non è il mio corpo è un manga per tutti e vi ci ritroverete in qualche pezzo. Con questo ho finito, qui sotto troverete tutti i link utili per trovarmi sui social e i link a Amazon per trovare le opere che sono riuscita a trovare di Moyoko Anno, perché merita tanto. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video e se avete letto qualcosa. Se avete letto qualcosa di Moyoko Anno, se volete leggerne qualcosa, se vi è incuriosito, fatemi sapere tutto qui sotto. Vi raccomando, il video di Vale, che vi lascio sempre qua alla fine video, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!